non per il risultato. Quando vuoi. Bella Richard. Bella Dario, no, finalmente. Finalmente ce l'abbiamo fatta, tra l'altro a 2 metri da casa, è incredibile. Assurdo che mi hai detto vengo a Milano e facciamo l'intervista, ma io sono sì, perché sei venuta a casa tua volentieri. Come sono andate queste date? Molto molto bene, abbiamo fatto diverse date in Italia. Abbiamo fatto anche il Resurrection Festival. Abbiamo fatto due o tre festival molto grossi, abbiamo fatto il Resurrection in Spagna, in Galizia. Poi abbiamo fatto il Middle Dire Fest in Bulgaria, bellissimo. Okay. E settimana scorsa a Rocazzo, in Germania. Madonna. Molto molto bello. Dai, quindi siete in pieno regime, si spara. Adesso avete un periodo un po' più di calmo oppure... Adesso abbiamo ancora qualche data estiva e oltre a quella di oggi a Imola poi saremo a Catania il 4 di agosto, okay. Poi siamo in un festival in Danimarca il 25 di agosto e poi abbiamo una data in zona Bassano delle Grappa, non mi ricordo giusto il paese, con i miei. Quel festival che hanno annunciato, bellissimo. Esattamente. E poi per l'estate abbiamo un'altra. Per chi non lo conoscesse, lui è Richard, batterista della Lacuna Coil. Lui è diventato batterista di questa band nel 2019, quindi molto fresco. Sei l'ultimo membro entrato. Sono l'ultimo, sono il più giovane. Sei il più giovane addirittura. Esatto. Anche se gli altri sembrano tutti più giovani di me. Però Beh, allora partiamo con la domanda scontata. Com'è essere il bambino della band? È bello, mi coccolano tanto, non è vero. No, però è molto bello, la band comunque è una band molto fresca, nonostante i più di 25 anni di carriera, e vedo anche il modo di ragionare, di scrivere, di comporre, di approcciarsi appunto alla vita on the road, che sono i ritmi di una band fresca e giovane che ancora voglia spaccare. Voglia di fare. Molto bello, non ci sono disparità, nel senso che io vorrei magari fare più. No. È perfetto, stiamo bene, non tanto. È scontato questo. No, per niente. Cominciamo con le domande che i nostri follower ci hanno fatto. Partiamo subito con quelle più serie, le facciamo subito. Ok, ce le togliamo subito. Alex Dei Noah, okay. Lo salutiamo entrambi. Alex Pedrotti. Esatto. Grandissimo. Chiede, Pokémon preferito? Allora, Pokémon preferito, Bulbasaur. Sempre. Il primo Pokémon, esatto. Il classico, primo Pokémon che ho preso e quindi... Anche se però è debole sia all'acqua sia al fuoco. Io facevo questo ragionamento da bambino. Però all'acqua gli puoi insegnare... Se fai... Geloraggio, cos'era? Sì, però Bulbasaur è... Allora, tutti dicono che Charmander è più figo, poi Squirtle, però Bulbasaur è quello che ha sempre... No, ragazzi, non toglietemi il Bulbasaur, non toglietemi il Bulbasaur. La seconda, che lo fa Giulio Lana, okay. È salame o coppa? Io salame, ragazzi. Anche lì, un classico. Dalle mie parti c'è il salame, io lo so. Adesso, io tra l'altro vedo Matti che mi sta per insultare perché lui da buon emiliano direbbe la coppa, però dalle mie parti c'è il salame buono, che lui gradisce molto spesso, oltretutto. Io da romagnolo ti dico che il salame comunque... Queste sono le domande serie. esatto. Mi piace. Sì. Sempre per stare in tema, Dani Heldankel chiede cibo preferito. Perché tu so che sei molto nel mondo a me piace culinario. Sono la cosa che mi manca di più in giro, perché magari una pasta, adesso dirò una bestemmia e mi odieremo tutti, però una pasta più o meno la puoi anche trovare, anche se non è perfetta, però magari una pasta la trovi anche. Spoiler, siamo riusciti a mangiare una carbonara, chiamiamola la carbonara, non era proprio così, ma nelle Filippine, perché abbiamo detto, facciamo la cazzata, prendiamo la carbonara. E non è stato. E non era male, cioè era meglio di paste che abbiamo mangiato in Italia. Era fatta bene, cioè non. C'era dentro la panna, quindi prendiamo la carbonara, però diceva. Ma già ti portate una pasta al dente, con una salsa che teneva bene. La pancetta, ma il guanciale è croccante. Ma il guanciale all'estero non lo trovo. Però i risotti invece non li trovi mai, e quindi sono uno dei piatti preferiti, li faccio stra spesso. No, ma si vede, se uno ti segue sui social si vede che... Sì, se vedi la mia vita sui social, adesso perché cucina e basta. Esatto. Seguite Richard se volete ricette lombarde o venete. E invece, ora veniamo alle domande noiose. Questa l'hanno fatta sempre Daniel Dunkel, Donatella Talarico e Tom... Ion, spero di pronunciarlo bene. Quando hai iniziato a suonare la batteria e com'è nata questa passione? Quali sono le tue influenze? Insomma, parlaci un po' del tuo rapporto con la batteria. Ma allora, ho cominciato non relativamente giovane, nel senso che la prima volta che ho avuto una batteria è stata intorno ai 14-15 anni più o meno. E è stato il momento. Tanto mi hanno portato il pit stop birra. Ringraziamo Didi per la birra, grazie Didi. Salute. È stato intorno ai 14-15 anni, quel momento in cui
ascoltare un po' questo genere, questi momenti in cui lo cito sempre in interviste, è un mio modo anche per ringraziarlo, nel momento in cui mio padre, in un viaggio in macchina con lui, mi ha messo ad ascoltare Led Zeppelin 2, il disco delle Zeppelin, io ho sentito John Bonham, ma non sapendo niente di batteria, chitarra, non sapevo nulla, proprio sensazione, gut feeling. Aspetta che la prendo anch'io. Oh, bravissimo, tanto saluta, a John Bonham. E proprio a livello di sensazione è partita questa cosa, perché io devo fare quello che fa lui, devo suonare come fa lui. Hai detto poco comunque. Non ce la farò mai ovviamente, però è stato quello il momento che proprio mi ha spinto, e da lì ci è voluto un annetto, 2 anni per capire esattamente che volevo intraprendere questo percorso. E fortunatamente ho avuto una famiglia super che mi ha supportato tantissimo, mi ha sempre seguito, aiutato, finanziato. Hanno creduto in me dal giorno zero. Quindi tu da subito, quando hai iniziato, hai capito che questa non era un capriccio. Esatto, è la classica cosa, vuoi la batteria o il motorino? Vuoi la batteria. E quindi ho scelto quello, mi sono messo subito a ascoltare chiaramente generi che vanno dal rock al metal, perché era un po' quello che mi piaceva a livello proprio, e ti parlo da uno che non aveva mai ascoltato musica prima. Prima di suonare la batteria? Praticamente mai. È arrivato in quel momento lì, ho sentito qualcosa di diverso nel rock, nelle Zeppelin in quel caso, e è successo qualcosa. Un momento in cui sai, hai avuto una vocazione proprio, una cosa, dici io devo fare quello, e da lì poi ho cominciato a scoprire altri gruppi, anche roba più moderna per l'epoca. Mi sono avvicinato a nu metal, crossover, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, con la mia prima band suonava Rage Against the Machine, diciamo quel genere, Slipknot, Korn, per poi andare verso più Dream Theater, genere più progressive, perché chiaramente volevo avvicinarmi allo studio tecnico. Chiaro. Tutti i batteristi credo che la fase post noi l'hanno avuta. Ormai l'abbiamo fatta tutti, non ne sono mai uscito, però... diciamo che lui è una delle mie maggiori ispirazioni, insieme a John Bonham, chiaramente perché fa il cuore proprio ce l'ho da lui, e poi abbiamo Portnoy come altra grande ispirazione, e più recentemente batteristi come Ray Luzier del Korn, Matt Helper dei Periferi. Quindi comunque ti piace la roba tecnica? Sì, mi piace. Seppure non la suoni per professione. Esatto. Ho suonato per tanto tempo un genere molto tecnico, che comunque mi ha dato grandi soddisfazioni, però poi nel mio c'è più un altro tipo di drumming, mi piace una cosa un po' più di linguaggio, un po' più di punch, più rock and roll, tra virgolette, così. Anche se poi nello studio puoi cercare la tecnica, come è giusto che sia. Assolutamente, non sono uno che fa roba estrema, non faccio blast, non faccio queste cose, ma mi piace, quando una batteria è suonata bene, che sia tecnica o che non sia tecnica, per me è importante, cioè come vedi, non lo so, magari Abe Cunningham, non è un batterista che definiresti per eccellenza un batterista tecnico, però uno che lo vedi dal lato palco e sembra che la batteria abbia sopra un compressore o un limiter, cioè ti suona altissima, ti arriva nello stomaco proprio, cioè ti arriva addosso, e a me quello piace. Sì, concordo pieno con la tua visione. Musicista, band che più ti ha influenzato, chiede Matteo Galluffo, Marco Castelli e Antone 515. Okay. Allora, beh, sicuramente ho avuto la mia fase di teatro molto lunga, molto molto lunga, e anche perché ho un po' imparato davvero a suonare lo strumento in quel genere, quindi questa è una delle band che mi ha influenzato. Poi in realtà a livello compositivo e... sì, di scrittura e tutto, direi. Perché tu infatti hai anche uno studio di registrazione. Sì, ho il mio home studio dove suono, produco band, non sono un mix e master, però okay. Faccio degli arrangiamenti, scrivo canzoni, compongo, faccio quello per me. Però io sono sempre stato molto della scuola Korn, Papa Roach, sono le band che mi quindi cose semplici però che ti entrano. E poi io ovviamente ultimamente sto andando molto più su un genere anche Architects, primi di Horizon, quindi il metal quello più moderno. Esatto, il metal moderno, leggibile, ascoltabile, cantabile, troppo tecnico, quello mi piace molto. Ed è anche la mia direzione di scrittura. Luigi Fabiani chiede, qual è stata la tua prima sensazione dopo aver ricevuto la chiamata per coprire il ruolo di batterista? Proprio dopo il messaggio, esatto. Cosa è successo? E questa è una domanda interessante. Allora, assurdo, perché quel giorno io ero nella mia vecchia scuola di musica dove insegnavo batteria e avevo una lezione con un allievo storico che era da me da tantissimi anni, da quando abbiamo cominciato la scuola. E in quel momento mi è arrivato un messaggio, cioè proprio neanche la prima, un messaggio da Machi,
ha scritto proprio, tra l'altro, no pressure. Fa, bella zio, ti va di fare, ti va di farci da batterista per i festival estivi e per il tour e si vedrà. Cioè, messaggio, due righe, eh. Ovviamente io così ho detto, beh, no, beh, spero, ma con il mio lievo faccio... Adesso andiamo a berci una birretta. Preso? Siamo andati a berci una birretta. Hai interrotto la lezione lì? Ovviamente, ovviamente, l'ho recuperata dopo perché è professionalità prima di tutto. Però in quel momento lì era l'unica cosa da fare. E chiaramente è andata così. Quindi grazie Lorenzo, mio allievo, per aver capito questa cosa. E sostanzialmente, no, è stata una cosa dove io ho risposto chiaramente subito sì, senza neanche pensarci. Anzi, no, io ho risposto, ma sei serio? Mi fa, sì. Ok, finita lì. Poi io dissero, mia madre, ho capito un po' di cosa si trattava. Quindi non è che hai sbagliato ciò. C'era uno scherzo, esatto, non è che lo stavi imparando con le periferie, hai sbagliato. No, non aveva sbagliato ed è andata così. È stata chiaramente una bella sensazione perché è quel treno che ti cambia la vita, chiaramente. Beh, sì. Sì, che poi subito avevi già la certezza di saresti poi rimasto. No. Però assolutamente comunque... no. Me la sono giocata molto bene, nel senso che anche poi quando... c'è stato un vero e proprio provino, diciamola così. Però quando mi sono imparato le parti per sostituire Ryan, quel momento se n'era andato, il mio primo scopo è stato quello non di suonare la parte da disco o suonarla come l'avrei suonata io, ma è stato di imparare la parte da disco, ma per come l'aveva suonata Ryan negli ultimi 7 anni. Okay. Quindi cercare di dare alla band la sensazione di avere lo stesso batterista nella fase di transizione, quantomeno, mettendoci comunque quel 20% di mio dove volevo cambiare un feel senza scherzare con la canzone, lo facevo chiaramente. Però ho fatto la scelta utile per la band. Sì, è una scelta coraggiosa, infatti è un consiglio professionale che io do sempre. Cioè, non avevo mai sentito nessuno. No. Si chiama una band, devi sempre capire qual è lo storico della band. E devi pensare che quella band sta cercando una persona con cui stare sul palco e sta sostituendo una persona che è stata sul palco per anni. E quindi deve trovarsi bene subito, deve avere lo stesso feeling, più o meno, sì, quanto possibile. E quindi ho cercato di far così, tutti i video su YouTube, dove sono lavorare, andavo a vedere, imparavo cosa faceva, capivo come staccava il tempo, come staccava, dava gli stacchi, come portava una parte, cercavo di farlo così. E poi ha funzionato. Beh, questo è un gran consiglio. Sì. A tutti i giovani batteristi che magari un treno passa a tanta gente. Una volta. Infatti mi sa che hai già risposto a più domande. Chicco Dezzani, come si è svolto il provino e quali sono le skill che secondo te ti hanno portato a passare? Beh, abbiamo già dato. Beh, comunque quello. E in generale un'altra cosa che aggiungo, così do una risposta anche a quello, è comunque cercare di farsi vedere intraprendenti da subito. Almeno non questo, essere passivi. No, quello è stato, fare il batterista è sempre stato il mio sogno dal giorno zero. Cominciavo a suonare la batteria, andavo a letto e pensavo come sarei stato sul palco davanti a 10.000 persone, no? Volevo, mi visualizzavo lì perché volevo arrivare lì. E quindi nel momento in cui ho cominciato a suonare con la band, io scrivo anche musica, faccio le mie cose, mi sono proposto, raga, se faccio questo, se mi propongo questo riff, raga, ascolto questa canzone. Fortunatamente ho trovato comunque le porte molto aperte, anche perché già avevo collaborato con Maki, aveva prodotto il disco del mio residente, e c'eravamo trovati, c'era feeling, e quindi ho capito che un po' magari la mia direzione poteva piacergli, e infatti mi sono da subito posto del tipo, senti, ho scritto questo, strizza di essere licenziato subito, ovviamente, però io devo provarci. Un rischio, devo provarci. Oppure all'inizio non c'era in ballo il fatto di... Non mi è ancora stato detto di registrare Black Panic, ad esempio. L'ho chiesto solo per le date. E io però gli ho detto, oh, raga, ma se stai scrivendo il disco, perché non l'ho detto, no? Insomma, ve lo faccio io. Lo registro io la batteria, cosa che non è per niente scontata. Perché magari in una fase di transizione... Avevo solo bisogno di un turnista. Esatto. Magari in una fase di transizione magari si sceglieva un turnista per il disco e poi ti arriverà dal vivo e farà così. Sì. L'ho rischiata, ho avuto un po' le palle di farlo ed è andata bene. Alla fine va bene. Ricetto Drawings chiede, com'è la relazione con gli altri colleghi della band, più da amici o una relazione lavorativa? Però mi sembra di capire che è molto scialla. Da amici, cioè era quella comunque che abbiamo conosciuti, io li ho conosciuti personalmente nel 2014, quindi anni prima ho fatto una data con loro nel 2014, ho fatto una data con loro nel 2014, ho fatto one shot, anche lì.
batterista ci saresti settimana prossima per fare una data in Sardegna con noi, perché il nostro batterista non può. 25 pezzi in una settimana, una prova e si vola. Ovviamente hai detto certo. Certo, ci mancherebbe. E comunque ci conoscevamo appunto da tempo e è sempre stata una relazione di rispetto lavorativo, sicuramente mia nei loro confronti, ma ho sempre visto anche rispetto loro lavorativo, quello che facevo io. Qui anche con la prima abbiamo un rapporto chiaramente che siamo in giro e stiamo lavorando insieme, come loro lavorano per noi. Voi sapete che noi sappiamo, di loro, esatto, non riuscireste a portare il concerto. Non abbiamo la stessa qualità, non abbiamo la stessa e quindi andare in giro è famiglia. Ma in giro con la tua famiglia. Anche perché poi il Guitar Tech era il tuo ex chitarrista. L'ex bassista. Stage manager adesso. Grandissimo, ci salva molto. Graziano Ciccarelli che ci saluta. Grande grazie. E Pies Abbioni. Anzi, bella grazie. Bella grazie. Lui lo sa. Differenze tra le tue precedenti esperienze, quella con il Lacuna, in termini di rapporto a tutti i live. Penso di avere anche un discreto gusto nello scrivere dei riff e così, quindi ho sempre contribuito tanto e portato tante idee, e soltanto che prima chiaramente la band era una realtà che non dico che fosse nata con me, ma più o meno era nata. La band è cresciuta insieme a me, perché era partita dall'essere una band che suonava nel localino sotto casa, e io sono subentrato proprio nella fase iniziale, proprio nata di quando eravamo ragazzini da bar, e siamo arrivati a fare dei tournée europee. Comunque fare dischi, poi la prima coil, adesso anche da tranquilli, quindi Ginger adesso è un altro livello, che ha avuto tante belle occasioni, però lì ho avuto proprio il modo di partire da zero, diciamo, e di contribuire dal giorno zero, chiamiamolo così, nel songwriting. Qui è molto diverso perché mi devo adattare a una realtà che funziona da 25 anni, che è leggermente diverso dalla mia idea, e quindi anche adesso scrivo parecchio, mando tante idee, chiaramente come si sa bene che su 100 idee magari ne ho comprese due, ovviamente, però diciamo che è bello perché ho anche questa libertà, nonostante sia una band che ha già il suo musica, ha sempre avuto studio, e il fatto di mandare pezzi, scrivere cose, che questi pezzi poi anche 6-7 volte. A parte essere un grandissimo onore per me, e anche un sintomo che sento la band che dice bello, questa idea mi piace, questa la teniamo. Il termine che uso sempre è, io magari mando un pezzo e mando la pizza. Okay. Ma chi è? Lui è il compositore, mastermind. E capisco che se questa idea viene stuprata non mi devo incazzare. Semplicemente non è una cosa scontata questa, che quando una persona entra nella rete porta magari qualche idea, se questa idea viene valutata, spesse volte accettata e presa comunque in considerazione. Molte volte poi ne ho viste tantissime di band dove qualcuno prova a portare una cosa nuova. Mi sei una voce? Stai zitto, inevitabili. Questa era più forse una domanda anche mia, nel senso, gli errori capitano. Questa è una domanda che conosco molto bene. Ok. E è un carissimo amico, che ci conosciamo dalle elementari, molto elementari, per la mia hometown. E oltretutto ho pure suonato col tedesco. Adesso ti racconto un aneddoto su Samba 90. Samba 90 è un altro mio carissimo amico. Quando abbiamo cominciato a suonare, da tipo il giorno zero, 15 anni, da 2 mesi tutti, lui suonava la chitarra, e a un certo punto abbiamo trovato questa cantante dalle nostre parti e facevamo due cover della Fanfetto, plot twist. Se lo trovate solo sul canale del batterista metal. Plot twist. Però no, scusami, ripetimi la domanda perché la domanda era, vabbè, com'è l'ambiente lavorativo, l'hai già risposto, quindi... Da sogno, possiamo riassumerlo con da sogno. Assolutamente. E poi hanno anche chiesto come si reagisce agli errori inevitabili, nel senso qualcuno, anche solo tu, avrai scattato una volta di prendere il colpo di rullante, per forza. Ma poi anche nel soundcheck. dipende chiaramente dal tipo di errore. Sai che ovviamente ci sono errori che non vanno a precludere la performance o a incidere troppo negativamente sulla performance, come ci sono errori che chiaramente ti rovinano uno show, ti rovinano la serata, il disco, quello che vuoi.
i professionisti questo tipo di errore madornale. Non dico quello è annullato, esatto, non dico che non è concesso, però la soglia di sufficienza, chiamiamola così, è talmente alta, okay, e anche non è che cerco di imparare, cioè quando studio non è che cerco di imparare la cosa tecnicamente più difficile, ma cerco di far sì che il minimo che so dare, cioè nelle condizioni peggiori, sia comunque sufficiente. Quindi non vado ad alzare il 100%, vado a far sì che il mio 60% sia sempre più alto. E poi capita la volta che hai 2 ore di sonno, la febbre. Sempre. Sempre. Abbiamo fatto tutto il Covid prima che fosse popolare. Nel 2019, adesso hanno tutti contattato sul palco in Bologna, il mio compleanno, eppure il concerto abbiamo fatto a casa. Però ecco, diciamo che questi errori madronali poi può esserci sempre la volta che per qualsiasi motivo si alzi. Però impari tanto come evitare questo tipo di errori. Hai una routine pre-concerto, ti riscaldi in un qualche modo, hai una routine anche mentale a volte? Allora, no, io sono un pessimo batterista da questo punto di vista, okay, perché non mi scambia. Proprio zero. Non mi scambia. Ho muscolarmente, allora, mobilità. Ho cominciato recentemente, nell'ultimo annetto forse, a fare un minimo di stretching e a fare proprio qualche rudiment, ma neanche sul pad, sulla sedia, sul divano, giusto per attivare un po' le braccia e i piedi, basta. Cerco di un po' di entrare nel mood, fatto suonare. E aiuta tanto il fatto che comunque suoniamo con la divisa, con il make-up, quello ti fa un po' entrare nel, chiamiamolo, togli un po' di freni. Esatto, entri un po' nel personaggio e sai che stai parlando. Poi, caratterialmente, fortunatamente sono fatto bene, mettiamo una preso bene nella, esatto, sono preso bene, mi va molto bene così. Birretta aiuta. Una, giusto, per il miglior concerto mai suonato finora. Bacca sicuramente. È il test, perché anche quello è stato un bel tic particolare, molto particolare. E poi a livello emotivo un concerto molto grosso, bello e carico emotivamente, cioè sul weekend scorso ero cazzo, perdi la circostanza, era il festival che era organizzato dal nostro manager, qualche settimana fa, e quindi anche lì è stata l'occasione di provare, no? Che esci con i canti dal concerto. È stato emotivo per un'altra ragione, tipo negativo, diciamola così, però che poi è stato un momento molto bello. Quindi è uno di quei concerti che sicuramente mi ricorderò. Ti piace proprio il concerto con tanta gente, cioè la bella situazione? Sì. Perché ad esempio mi ricordo... Perché mi è capitato di parlare con un batterista che invece lui dice: io quando suono nei mega festival sono talmente lontano dalla gente che mi sembra di suonare, esatto, la droga. E hai ragione. Questa cosa è verissima, però a livello emotivo poi certi festival, quelli che nel fest sono la pietra miliare, no? Chiaramente. E quindi quelli che li godi. Però mi è capitato una volta uno show molto piccolo, molto intimo, che abbiamo fatto tra l'altro con la mia vecchia band, no? Con la Mona, e stronzata, aveva suonato dalle nostre parti, zona crema, così, e prende nel classico posto sotto casa. Però eravamo appena tornati dalla Danimarca, dove avevamo appena firmato il nostro primo contratto discografico, suonavano davanti 50-60 persone, forse, con certi super hardcore, non me lo ricordo ancora. Tutti amici, ma amici, familiari, fidanzati, tutto quanto. Non c'è più stato batterista, aveva risposto esattamente la stessa, esatto, cosa, con l'hometown show. L'hometown show è come quando suona a Milano. Esatto. Milano sai che ci sono lì, sai che è un concerto che tu fai chiaramente per fare il concerto per i fan, ma poi sai che la figata è dopo, perché tutti gli amici che sono venuti, quindi a diretta con tutti, e si crea un bel ambiente, no? E quindi ti resta quella serata. Ora passiamo a 2 domande proprio di numero sul come gestire una band nel 2023. Anzi, in realtà è una sola domanda su questo. Ovvero, emergente? Sì, perché mi è stato chiesto da Alessandro Cati e da Dario Drums
come si crea una band metal davvero nel 2023, come si costruisce una fanbase solida, anche piccola, consigli che daresti ai giovani musicisti che si approcciano a questo mondo, ma non solo della band, proprio anche, dato che è un canale di batteristi, direi anche della batteria, ok? Come si approccia nel 2023? Perché... Allora, intanto nel 2023 c'è una fortuna gigantesca che tu quanti anni hai? 27, ok, sei un po' più giovane di me, 5 anni fa. E tu sei cresciuto senza tante fortune che hanno i ragazzini adesso, ovvero avere tutto a disposizione, YouTube, Instagram, 5, 4. Sì, io YouTube l'ho vissuto, però non c'era così tanta roba. Io quando ho cominciato a suonare la batteria, questa cosa non c'era, dovevi fisicamente comprare un disco di Mike Portnoy per imparare quello che succedeva. Io adesso l'ho trovato pirata su YouTube, su EMU, si dice. No, io l'ho comprato, grazie a Mike Portnoy. Allora, adesso sembra che comunque con tutti questi mezzi che siamo a disposizione sembra che sia veramente tutto facile. Tante volte si ha l'illusione che vabbè, vedi mille persone che lo fanno, riuscirò anch'io, e tante volte questa cosa non ti ci fa mettere la testa giusta, l'impegno giusto, e soprattutto ti fa rendere in maniera facile. Sì, perché vedi che gli altri ci arrivano con poco sforzo. Poi non è mai vero. No, non è mai vero. E tante volte si confonde il fatto di fare una cosa fatta bene con il mio average modo di suonare è questo, e invece molto spesso quello che su YouTube è frutto di un botto di tape fatte che poi esce quella fatta bene e poi viene editata. Sì, esatto, okay. Stavo per dire se non viene interamente scritta lì a volte. Esatto, tante volte si viene scritto in te, sei davvero uno dei pochi batteristi che fa le cose, ma che si vede che suoni. Lo giuro, è tutto. No, ma si vede. Poi uno che poi ha esperienza, quando guarda il video di nuovo, quando parli di altri batteristi, si accorge chi suona e chi non lo fa, te ne accorgi subito. Però il ragazzino che si approccia per la prima volta alla batteria magari vede questo che ha un suono da paura, e suona mille cose con una mano, milioni di follower, mille cose con una mano, mille cose con un piede, e non sai quanta comprensione c'è sotto, quanto trigger c'è sotto, e dice ma perché se questa persona riesce a suonare questa cosa io non ci riesco. Più che altro che secondo me passa anche in secondo piano, perché magari mettici la compressione, l'editing, tutto quello che vuoi, però ci sono di sicuro anni di lavoro dietro a chi ci riesce. Assolutamente, ci riesce, è un fenomeno chiaramente. Però questi passano inosservati, perché... Certo, e viene dato per scontato che se tu fai gli stessi movimenti più o meno otterrai questo risultato, che a livello scientifico può essere anche giusto. Sì, negli stessi anni che ci ha impiegato lui, però. Esatto, però esatto, nel calcolo di quant'è il gap per arrivare a quel livello, esatto. No? E quindi tante volte c'è tanta gente che si arrende, quindi adesso ci sono un milione di mezzi e basta avere un minimo di testa per sfruttarli nel modo giusto, certo, rispetto a quando eravamo ragazzi di noi. E poi il consiglio per una band è chiaramente di non copiare. Secondo me è l'unico modo per essere notati adesso con tutta la musica che c'è, con tutti i mezzi che ci sono, è quello di fare una cosa originale. Se sei originale, prima o poi, con tanta pazienza, la strada è lunga, è facile, prendi un sacco di calci nel mondo che pian piano ti raddrizzano la strada, no? Soprattutto anche dati dallo stato in cui viviamo, dal paese. Sì, sicuramente non c'entra minimamente. La cultura musicale che abbiamo qua, il modo comunque, il non supporto totale che c'è tra le band emergenti. Se non hai quella cosa diversa, se non hai quella cosa nuova, inizi davvero a cagliarone insieme agli altri di band. Quindi sicuramente deve essere l'inventiva dell'originalità e la voglia di fare. Tante volte si vedono tutti a scritturare band italiane, perché il carattere italiano, e lo sai bene, è quello di essere sentito un po' poco. La maggior parte di noi non ha così voglia di sbattersi, non ha così palle per lasciare quello che ha da andare in tour, perché non viene visto più che in altri posti questo come un lavoro vero. Quindi non si ha la concezione. Se tu hai una band, è un'attività. E quindi gli sforzi che fai per aprire un bar, che wow, quella persona ha aperto un bar, sì, che ha coraggio, wow, quella persona ha cominciato una band, perdi tempo. E ovviamente qua il discorso è questo, ok? E in realtà il dispendio energetico e monetario è lo stesso. È uguale. Quella band sono più dilazionati nel tempo rispetto a quello che è. È solo quello, e alla fine un po' avere un detto, chi lavora la vince da una parte, e dall'altra è devi davvero fare qualcosa di nuovo, altrimenti non esce. Ultima domanda, chiudiamo, poi ci salutiamo. Progetti futuri abbiamo
po' di dati cosa in programma. Cosa si può dire poi, ovviamente? Sì. Abbiamo un po' di dati in programma, alcuni già annunciati, altri no. E, siamo chiaramente in fase compositiva, perché siamo in quella parte del ciclo, diciamo, in cui si bisogna fare un album. Qualche idea c'è, un po' chiaramente definendo un po' la via e la direzione che deve prendere il disco. E abbiamo tante proposte anche abbastanza grosse per l'anno prossimo e l'anno dopo. Qualcosa voi di solito collaborate con produttori o fate tutto? No, è Macchi è il produttore della band, dopo chiaramente anni in cui ho sempre lavorato con un produttore esterno, da Delirium in Modena nel 2016, Macchi è stato sempre stato un produttore ha rivoluzionato, chiaramente l'ha specchiato, sicuramente ha reso comunque contemporaneo, e rendere contemporaneo una band che ha 25 anni di storia non è facile. Perché si mantiene la sonorità della band, della professionale fan, ma la dai in pasto a un pubblico più giovane, rendi la band più visibile dalle nuove generazioni. E la direzione è quella, chiaramente. Quindi siamo tutte cose tre. Esatto, siamo tutti comunque persone che ascoltano una vagonata di musica da mattina a sera, quindi sanno quello che va, quello che non va. E vieni anche prossimamente interessato a quella cosa. Quindi ovviamente metti tutto quanto nel calderone e esce quello che esce poi. E che fortunatamente va e fortunatamente funziona. E che quello è sempre un prender, anche nel vostro esatto. Caso è un prender. È un rischio ogni volta, ma è un prender, è un rischio da fare. Certo. E quindi c'è in ballo questo, c'è in ballo di scrivere, poi vabbè io ho le mie cose, sto producendo una band in questo momento, e sto arrangiando il loro disco, scrivendo parte del loro disco. E quindi sicuramente quest'anno lo finirò e magari prenderò un altro lavoro per il ballo, faccio le sessioni, le mie cose, che sono impegnato. Io quando non io sono. A me piace lavorare. Quindi io quando sono pronto. Noi batteristi si vede che siamo imperativi. No, io a me ad esempio fare video, fare queste cose non è minimamente mio, perché quando sono a casa lo stacco e sto con me. Con me stesso non farlo. E vorrei tanto, cioè io sono tanto gente come te che si sbatte a fare interviste, fa video, te l'ho detto anche la prima volta. E perché per fortuna c'è gente come te. Perché io sono proprio un posto e io sono proprio il classico nerd che sta al computer, trova un nuovo suono sulla libreria Kontakt, che conosco solo plugin, io, suono, plugin, faccio queste cose. E mi piace lavorare in questa direzione, scrivendo anche roba mia, in generale, che magari un giorno... Ma anche so, così per sfogare. Tanto la prima volta che lo dico in pubblico questa cosa. Quindi cioè, ho in ballo tante cose, ho la testa piena di idee, la prima piena di merda, non è vero. Però piena di tante cose che lo voglio realizzare nei prossimi anni e vediamo. Vieni fa quello. Dai. Cioè, è stato veramente una figata, sono contento, è stata un'occasione. Però io ho finito la birra, se no quindi adesso per la camera finisce la birra. Bravo. No, dai. Un applauso dai. Sembra molto più una fighezza di quanto può sembrare. È stata una figata, mi raccomando raga, iscrivetevi al canale, a voi non costa veramente niente. Cliccate quel bottone, campanella ed è facilissimo, come dico sempre. Quindi c'è stata una figata. Grazie Dario, è stato un grandissimo piacere, adesso si mangia. Dai, bella.